Villa Walter Fontana di Briosco, sede di Cancro Primo Aiuto, vengono presentate tre nuove importanti iniziative legate al Naollus a sostegno dei pazienti oncologici. Si tratta della clinica etica della divisione di terapia del dolore Adesio e di Sapio Life per l'assistenza domiciliare. Quello che è già partito è praticamente la terapia del dolore che abbiamo portato da Niguarda all'ospedale San Gerardo, nella fattispecie Sudesio, questo ambulatorio. Poi il secondo è questa clinica etica che avrà un ruolo determinante per le nostre consulenze, partirà a gennaio, e quello più importante, se vogliamo anche più sfidante, è questo gemellaggio col gruppo Sapio per l'assistenza domiciliare per tutta Monza e Brianza, provincia e forse anche Lecchese. In cosa consiste questo progetto proposto ad Esio? Il progetto consiste nel trattamento, nel mio caso, della terapia del dolore, quindi prendersi in carico i pazienti con dolore acuto e dolore cronico, non soltanto dal punto di vista farmacologico, ma anche con la possibilità di poter fare trattamenti invasivi. In realtà in questo momento terapia del dolore vuol dire migliorare la qualità della vita dei pazienti, non per forza guarirli, e quindi in questa ottica riuscire a trovare il giusto equilibrio tra prendersi cura e curare il paziente e dargli una vita migliore. L'idea è nata proprio dall'amministratore delegato che ha visto nella terapia del dolore uno dei cardini di quello che potrebbe essere in realtà l'aiuto inizialmente per quello che erano i pazienti oncologici, ma poi anche per il dolore in generale. Ci sono 15 milioni di italiani che soffrono di dolore acuto, cronico e oncologico che hanno bisogno di un supporto. In realtà questa sera faccio soltanto vedere che cosa vuol dire prendersi cura, qual è il messaggio, cioè andare al di là della malattia e prendersi in cura il paziente così com'è. In cosa consiste il progetto Clinica Etica e come si concretizza a favore dei pazienti oncologici? Il progetto nasce sull'onda del lavoro che da tanti anni la Onlus Cancro Primo Aiuto fa per i malati oncologici principalmente, ma non solo. E visto il progetto come una sorta di continuazione verso i malati oncologici affinché essi possano poi essere seguiti sul territorio dagli stessi specialisti che li seguono nell'ambito degli enti. È un progetto che dovrebbe riguardare principalmente i malati oncologici, ma poi ampliando i malati che fanno riferimento anche alle branche complementari all'oncologia. Faccio un esempio: il malato oncologico che abbia anche bisogno di un sostegno sia dal punto di vista fisioterapico che dal punto di vista della terapia del dolore può trovare nell'ambito della clinica etica gli stessi specialisti, il fisioterapista, il fisiatra o l'anestesista, che possono essere loro stessi a continuare a seguire il malato nel suo percorso. L'aspetto psicologico è molto importante nei malati oncologici. Oltre a questo, naturalmente, Clinica Etica si pone anche come obiettivo di offrire a questi malati, ma non solo, dei servizi medici, diciamo, a tariffe calmierate, seguendo quello che è la mission dell'Onlus, ed è per questo che si chiama Clinica Etica. Tra i progetti presentati questa sera anche Sapio Life per l'assistenza domiciliare. In cosa consiste? Io sono innanzitutto consigliere di Cancro Primo Aiuto e con Flavio Ferrari abbiamo pensato a questo progetto praticamente di integrare quello che è un loro fabbisogno della gestione del paziente a casa. E quindi, siccome noi abbiamo una società che si chiama Life Cure, che è specializzata nell'assistenza domiciliare, abbiamo pensato di fare questo percorso insieme di collaborazione per il paziente, che deve essere chiaramente discrezionale da parte sua, e quindi per poter poi cominciare l'assistenza domiciliare integrata a casa del paziente. Direi che c'è stato un fabbisogno da una parte di Cancro Primo Aiuto, che offre un certo tipo di servizio,
e arriva fino a un certo punto dove poi possiamo anche noi integrare e completare. Intanto cominciamo a partire dalla Lombardia, dire il numero dei pazienti è difficile, parliamo di un inizio di collaborazione, quello che è secondo me importante è gestire bene le complessità. Per gestire bene le complessità di questo mondo ci vogliono le competenze e se mettiamo più competenze a fattor comune riusciremo sicuramente ad avere dei successi. È stato un anno impegnativo perché abbiamo fatto tante cose su tanti territori, abbiamo ampliato l'attività e il 2018 si presenta ancora più arduo perché in aggiunta a quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare ci saranno anche questi tre progetti che da start-up devono decollare per entrare a pieno diritto nella sfera di cancro primo aiuto.